realtà abbiamo molte più maschere di quante crediamo. Non ci sono solo le maschere, diciamo così, della personalità, le difese. Ci sono le maschere dell'abitudine, ci sono le maschere delle zone di comfort, ci sono le maschere delle credenze. Chi crediamo che siamo? Cosa crediamo che stiamo facendo qui? Cos'è che ci fa dire e chi ci fa dire, ah, oggi mi sento bene qui, sono contenta? Chi dice questo? Che cosa ci fa dire questo? Noi diamo per scontato che quello che diciamo lo diciamo noi. Allora questi momenti di silenzio, di zero, sono un po' dei momenti per vedere in realtà chi crediamo di essere, chi sta prendendo le redini, chi è salito sul palcoscenico e sta rappresentando un copione. Per cui quando noi parliamo di passaggio dallo zero, o meglio, transessenziale, questo scompaio, resto e divento. Quando parliamo di ok, scompaio, sono qua e non do energia a nulla di quello che mi succede dentro, se non accorgermi che tutto sgorga da una sorgente dell'essere. E quindi scelgo di stare in contatto con quella che riesco a riconoscere come manifestazione della sorgente. Possiamo usare la metafora del silenzio, una delle mie preferite. C'è uno spazio di silenzio dentro che è sottostante a ogni rumore, ad ogni maschera, ad ogni concetto, ad ogni spiegazione, ad ogni emozione, ad ogni inclinazione o vissuto. C'è uno spazio di silenzio. Quello è lo spazio della sorgente, del sé. E mi chiedo, posso io autorizzarmi a questo silenzio? Posso io accorgermi che questa scelta va rinnovata in ogni istante. Beh, il silenzio che mi schiude le porte del sé è sempre qui, al di sotto di ogni rumore, al di sotto di ogni mio modo di essere, che mi piaccia o no, che mi faccia stare bene o no. Sotto c'è un silenzio. E questo silenzio un vuoto pieno. Pieno di cosa? Pieno di una forza. Dire sé equivale a dire energia vitale, forza, zoi, flusso incessante, interconnesso dell'essere. Per questo la chiamiamo sorgente. Sorge e sgorga incessantemente energia, vita, coscienza. Quando io sto in questo luogo di silenzio. Ed ecco perché il secondo aspetto della triade del transessenziale è resto. In questo silenzio io resto. Scomparendo i vari rumori perché scelgo il silenzio, sento questa potenza che da dentro si libera e io resto in contatto. Come dire, ti sento, ti riconosco, so che ci sei, sto qui con te, in tua compagnia. Sei, anima mia. E so quanto questo sia fondamentale per ogni trasformazione, stare qui in tua compagnia, la famoso contatto con se stessi. Il terzo elemento della triade è io divento. Divento te. Divento ogni manifestazione che sgorga. Divento ogni manifestazione di questa sorgente silenziosa che mi anima.
Sé vuole anche anima, no? Ciò che mi anima. Soffio interno che sgorga dal profondo e mi muove, io divento te. Cioè riduco la separazione tra i vari personaggi, le varie maschere, i chi, le identificazioni e l'essere me. Scompaio, resto, divento. Silenzio, contatto, diventare, cioè fluire, fluire con. Scompaio, resto, divento. E ho detto tutto, in base al mio grado di immersione e comprensione di questo scompaio, resto e divento, accedo a una profondità barra verità dove trovo da dove nasce la BTE o le varie tradizioni che possano risuonare con me, le varie vie che hanno un cuore, le ritrovo tutte qui. Quanto più io mi autorizzo a quel silenzio, vuoto pieno, e a diventarlo. Mi prendo questa responsabilità, io con me stessa, con me stesso. Allora, com'è la faccenda? Come me la cavo? Quanto ho a cuore comprendere davvero, confrontarmi davvero, la posso verificare o falsificare? Questo è scientifico, no? Vieni qui e verifica o falsifica. E una volta che l'hai verificato, sono fatti tuoi, perché non puoi più dimenticarti. Non puoi più comportarti come se non lo avessi verificato. E se lo falsifichi, anche il problema è risolto. Cercherai altrove. Trans essenziale è un modo che mi parla dell'essenza e non si scappa. Verificalo o falsificalo. E chiediti come lo tratti, come tratti un dono, se per te lo riconosci come tale. Ma ci collocaggi carana frenci di voi mesmo, cara. Hai non tengeto? Non ha gianta fingi. A proposito di maschere, e non c'è niente di male nelle maschere, quando io so quale sto mettendo e so che posso toglierla. Quindi il problema non è nella maschera, ma nella paura di essere smascherato. Prima di tutto da me stessa. Da me stessa. La ferita narcisistica. Ma come? Io? Sì? Tu? Passi il tuo tempo a seguire i pretesti? E non è che sia tanto una colpa, eh? Questo fa piccolo uomo e la piccola donna nella sua prima attenzione, vive di pretesti, il silenzio gli smaschera uno dopo l'altro. E il restare, il diventare ti consente di andare oltre, in quello spazio più profondo e vero, dentro e fuori di te. Quindi cosa sto facendo qui? In realtà sto ritrovandomi, riconoscendomi, ricontattandomi, sto dandomi un'opportunità. Il resto è un effetto collaterale. Hai voglia di condividere dove sei? Cosa ti arriva in un'ottica di pensiero integrale in questo momento? Ti ascoltiamo. Prendi questa responsabilità. Opening up, showing up. Ecco dove sto passando adesso, fratelli e sorelle, compagni di strada. La paura, la vergogna di essere visto e i bisogni fondamentali di amore. Ho bisogno di essere amato e accettato.
Dov'è il problema? Il re è nudo. L'occhio è fuori dalla bottiglia. Sei sveglio e credi di stare dormendo. Mi posso comportare di conseguenza. Stare qui e da qui offrire il tuo pensiero integrale. È una delle differenze che fa la differenza. E tu sei qui a cogliere questa opportunità. Sta succedendo a te. So che qualunque cosa dirò sarà parziale e non renderà mai quello che c'è in questo silenzio. Questa è la natura delle parole. Per questo che ci sono delle parole vuote e delle parole che hanno potere. Perché si avvicinano, perché portano l'ascè. Il potere del silenzio, perché indicano il silenzio e io posso prendermi la responsabilità di riconoscere la differenza. Scompare, resto, mi vento. Scompare, resto, mi vento. Contatto, la persistenza del contatto, anche con ciò che mi piace, si genera energia, si espande la coscienza, accetto anche quello che mi dà fastidio. E ciò che vedo l'ho visto, e ciò che ho visto mi guida, lo accolgo, mi prendo la responsabilità di ciò che ho visto e agisco di conseguenza. Cerco di non dimenticare ciò che ho visto, ciò che vedo. Sono dei rumori della natura, degli uccelli. Non ho timore del silenzio, non ho fretta di andare da qualche altra parte. Ecco l'essenza dell'atto terapeutico. Ecco l'essenza dello psicoterapeuta. Ecco la prima guida. Scompaio, resto, divento. Non c'è altro da fare. Posso pure aprire i miei occhi. E non è che me lo dimentico quando apro gli occhi.